La delibera che ci viene sottoposta al voto oggi è una delibera che disattende sostanzialmente l'esito del referendum del giugno scorso. 27 milioni di italiani si sono pronunciati perché i servizi essenziali per la loro vita, e quindi parliamo dei beni comuni, dell'acqua, dei rifiuti e delle altre cose che vanno in questa direzione, non devono essere sottoposti al libero mercato, devono essere amministrati e governati avendo innanzitutto alla base l'interesse collettivo. La privatizzazione del 40% del servizio di gestione dei rifiuti è qualcosa che per noi non è condivisibile. Noi voteremo contro questa delibera e presenteremo un ordine del giorno che va nella direzione opposta, che è quella della pubblicizzazione di questi servizi. Non è scritto da nessuna parte che la gestione pubblica è fallimentare e quella privata funziona. Nella nostra provincia abbiamo un esempio, per esempio la discarica di Legoli a Peccioli, che abbiamo visto come ha potuto funzionare, eppure è nata come impianto a gestione totalmente pubblica, e la parte privata che c'è attualmente è l'azionariato diffuso di cittadini pecciolesi. Quindi un problema è di efficienza e efficacia del servizio. L'altra preoccupazione che abbiamo è che l'azienda unica per 111 comuni non consentirà di mantenere quella necessaria differenziazione nel servizio di raccolta che comunque è frutto della storia dei singoli comuni. Noi siamo perché la raccolta prevalente sia la raccolta porta a porta. Perché questo? Perché è l'unica modalità di raccolta che consente la differenziata, quindi la raccolta differenziata. L'obiettivo dei rifiuti zero non è fantasia, utopia, nel tempo lungo necessario comunque è la strada maestra. In alternativa c'è il disastro ambientale, quindi anche se è una strada difficile dobbiamo muoverci in quella direzione. Ci sono esempi di comuni virtuosi, per esempio il comune di Capannoli, nel nostro territorio, stesso comune di Vecchiano, che sono arrivati ormai con questa modalità di raccolta quasi all'80% della differenziata, quindi è possibile. Cominciamo a sperimentarla anche in comuni più grandi, come può essere per esempio il comune di Pisa.